Cugi, bentornati dal vostro Andrelin Clowntone, e questo è un nuovo episodio di Pokémon Uranium Version. Oh. Che cosa? Un cumulo di pietre? Ma che è successo, ragazzi? Dunque siamo, penso, dentro la centrale nucleare. Ah, non funziona senza non funziona, insomma. Non funziona senza batteria. Che cavolo è là? È tutto bloccato. Devo andare qui. Allora, devo trovare Teo, ovviamente. Ok. Cavolo, dove siamo finiti? Wow, una Pokéball? Eh sì. Ma qui non si può neanche usare il repellente, dannazione. Ma come non posso scappare? Merda, stanno al 53, puttana troia. Andrea trova Ultra Ball, ok. E qui cosa trovo? Carburante. Non è che mi serva molto carburante. Break room. Ok. C'è una radio ma non penso che funzioni. Oddio questo Pokémon. Tofurang. È Tofu e Batarang, quindi Tofurang. Ok. Mamma mia ragazzi, dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Siamo ovviamente dentro la centrale, come lo ripeto ancora una volta, per rendermi conto che sono effettivamente dentro la centrale. Ah, non si apre senza elettricità, grazie. Forse dovrei andare in basso per uscire, ma devo trovare Teo. Come è ovvio che sia. Wow! Calmini! Avanti, Raptor Senpai e Barbie! Certo che è strano, eh. Li posso fregare in modo facile. Se non vanno KO con terremoto, li vanno KO con ipervoce. Semplice, no? A quanto pare però ci vanno KO con un solo terremoto, quindi ok. Il problema è che ci sono più Pokémon, più di due. Mi chiedo, ci stiamo davvero avvicinando allo scontro con Urine? Oppure no? Perché può anche essere che lo affrontiamo più avanti della storia. E non ora. Anche se a questo punto penso che dovrebbe quasi essere ovvio che lo affrontiamo, visto che abbiamo questa tuta e tutto quanto il resto. Ok. Circuito rotto. Disinnescarlo. No. Ok, mi ha colpito con una scarica. Ti rileva? Sì. Ok, con una scarica. Perché era così semplice? Probabilmente dovevo solo tirare queste tre in questa posizione. Mi sembra quasi ovvio ora. Perché sono così coglione. Però mi è anche venuto in mente. Facciamo così, le tiro in un certo ordine specifico. Che magari sta a indicare gli starter. Verde, rosso e blu. Forse, però non ne sono tanto sicuro. Ah. C'è una specie di cosa nucleare. Ora, uscendo, dovremmo essere in grado di entrare nella porta qua, giusto? Click, la porta si è sbloccata. Oh, potenza bassa. Protezione 10%, una cellula, una power cell ci vuole. Beh, a caso. Praticamente arriveremo allo scontro con Urine. Che saremo quasi al 0%, cioè no, ci arriviamo con lo 0% di energia della tuta. Però la cosa bella è che lo sconfiggiamo e veniamo salvati proprio all'ultimo. Probabilmente. La cosa che mi dà molto fastidio sono i Pokémon selvatici però. Dunque, vediamo un po' qui cosa c'è. Pokémon selvatici, cos'altro voleva esserci? Ok, entriamo qui.
Ma sì. Ok, possiamo spostarli. Ah. No, non serviva neanche fare un puzzle particolare. Oh, una pietra? Arbokite! Oh, cavolo, dico, mo voglio catturare un Arbok solo per farlo mega evolvere, ma senza la mega pietra. Oddio, cos'è? Nupin? Che Pokémon è Nupin? Non conosco, non frequento. Va bene, usciamo da qui. Dai, però, quanti Pokémon selvatici. Voglio dire, uno spawn di Pokémon radioattivi sarebbe anche buono. Mi sarebbe quasi bene se solo potessi usare il super repellente. Perché non funziona? Volete mettere uno spawn alto? Allora fate funzionare il repellente in tutte le occasioni, dannazione. Oh mio Dio. L'evoluzione di Paraudio. Paraboom. Boom boom cia cia. E continuo a esplorare, lo so, sono un masochista, probabilmente. Vi prego, Pokémon selvatici, non spawnate. Ok, grazie. Dove sono? Oh. Allora, si fa così. Tu vai sopra. Tu vai qua. Tu vai... Madonni! Tu vai giù. E tu ti attivi. Oh. E questa zona è stata riaccesa. Quindi ora, secondo me, dall'altra parte c'è un'altra zona da visitare e do dove bisogna riattivare anche la luce, quello che è, l'elettricità o tutto quanto. Potrebbe benissimo essere, come dico io. Perché se no non avrebbe senso la cosa. Salvo per sicurezza perché non c'ho voglia, non c'ho la sbatti nel caso purtroppo si buggy tutto quanto un'altra volta. Quel Pokémon sono sicuro che è entrato qui. Guarda un po'. Bisogna venire anche di qua, Amazon. Come ti sbagli? È uno scorpione. Potrebbe essere una nuova specie, come potrebbe non esserlo. Entriamo. Wow, buio pesto. Wow! Wow! Xenomite. Ah, ma Xenomite non l'ho già incontrato, Xenomite? Wow, l'evoluzione Xenogen. Cavolo, che strano Pokémon. Allora, pensandoci, non è che il posto sia poi tanto grande. Ma il fatto è che... Il problema è che compaiono troppi Pokémon selvatici, è quello che dà fastidio. Un'altra porta. Di là c'era? Oh, no, aspetta! Ah! Per un attimo mi è sembrato... Zygarde forma 10%. Madonna, che spavento. Dunque, continuando a esplorare... Un altro Trapinch e sopra mi sa che ce ne sta un altro. Pronto ad attaccare. Ok. Ah, tutto quanto per una Pokéball. Se ha la Master Ball, quasi quasi va bene. Quasi. Perché non è che la Master Ball mi sia di grande aiuto. Power Cell? Ah. Ok. Ah. Scan completato. Potenza media, 75% di protezione dalle radiazioni. Ah, reboot fallito. C'è un segnale che disturba il reboot senza nessun... Obiettivo, eliminare Kurim. Ok. Oh no, 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 te lo scordi. Te lo scordi che ti vengo incontro tra... Avete capito? Lì c'era un altro Trapinch pronto a farmi la pelle. Meno male che ne ho dovuti affrontare solo due. Se no quello sopra devo affrontarle pure. Ciao ciao Trapinch, io me ne vado e non ti affronterò mai. Hehe. Ok, ora andiamocene da qui. E andiamo avanti dove forse finalmente potremmo incontrare... Kuri e Yurein.
Si potrà catturare Yurein? Dubito. Si fa così, no? Dai. Geiger Roach. Che Geiger e Roach, perché è scarafaggio. Forte. Forte, bello. 91 Flash Cannon. Ma che poi Flash Cannon voleva anche impararlo Barbie come mossa, ma non ha senso. Cioè, è una mossa di tipo acciaio su un Pokémon volante normale. Che utilità potrebbe avere? Perché ce l'ha nel moveset di mosse da imparare? Così, così. Attenzione, così. No, fermati. Tu vai di qua. Tu vai qui. Tu vai qui. No, vai su. Vai qui. E si va dentro di nuovo. Oh. Che c'è? Ok, radiazioni detettate. Oh, 5 minuti di tempo. Sei pronto per andare nel settore nord? No. Devo salvare. 5 minuti, quindi dobbiamo fare una corsa contro il tempo. Boh, io entro. Sì, ragazzi, cacchio, c'è per forza una corsa contro il tempo. Wow. Forse andare a nord non è sempre una buona idea. Bambino idiota, è stato un piacere guardarti provare, ma è qui dove finisce la storia. Il ponte è crollato, quindi penso che il tempo non ci sia più di importanza. Che fortuna, il figlio dell'umano che ha piagato, dato fastidio alla nostra esistenza in una maniera molto pesante sarebbe. Il figlio del capo dei Ranger. Ora tutte e due qui nelle nostre grinfie. Credo che il capo dei Ranger obbedirà quando sentirà che abbiamo i loro bambini in ostaggio. Cioè i loro bambini, loro. Sì, insomma, il suo figlio. Però qua Deir è usato in modo strano come termine. Dimmi, bambino, come ci si sente? Ad arrivare così vicino ai tuoi sogni solo per vederli infrangere. Fa male? Dovrebbe far male. Vogliamo che tu soffra come noi abbiamo sofferto. Il tuo amico è in stasi. Non si sveglia e non dorme. I suoi pensieri sono intrappolati dal momento in cui è entrato in quella capsula. Cosa potrebbe provare? Dolore, paura, confusione, angustia? In un singolo miserabile momento trasformato in un'eternità. Ciò che lui sente è nulla ma una frazione di ciò che noi sentiamo. Wow. Cavolo, che Pokémon profondo. E ora tu ti unirai a lui. Una volta che avremo gli ostaggi, non avrà un'altra scelta che arrendersi. E nulla ci intralcerà nel potere ultimale. Oh? Dopo tutto ciò vuoi ancora combatterci? Che piacere. Molto bene, accettiamo la tua sfida.
ammira il potere dell'energia nucleare e scompari. Apocalisse Curie vuole lottare. Cazzo. E non ho neanche Pokémon card. Bella la host. Credo sia un host. E se c'è non mi ricordo di averla sentita in qualche gioco Pokémon. Beh sì, anche se l'ho sentita in un altro gioco Pokémon è sempre un host, cioè non cambia nulla. Allora, potrei cambiare Pokémon, ma tornerebbe normale. Xenoqueen. Non è attacco rapido, vero? Perfetto, brava. Brava Tata. Si chiama Xenoqueen, ma è maschio. Proton Beam. Cos'è? Raggio e protoni. Accidenti, ragazzi. Cioè, sono in battaglia contro i Pokémon più forti del gioco, ma... Non me ne sto rendendo conto. È bruttissima sta cosa. Dovrei esserne eccitato, eppure... Non riesco a provare un sentimento ben preciso. Sono... Quasi... Non mi sento... Esaltato come... Negli altri giochi Pokémon, è un po' strano. Eppure questo gioco mi piace davvero tanto. Esplosione. Ah. Va bene. Io rimando Raptor Senpai, poi fate voi, eh. Peccato che ci si possa Mega Evolvere una sola volta per turno. Cioè, o meglio, una sola volta per lotta, non per turno. Mi andrebbe quasi bene se non fosse che quando switchi il Pokémon ti torna normale. Non mi sembra che negli altri giochi Pokémon di ultima generazione, da quando è stata introdotta la Mega, funzioni così. O mi sbaglio? Non mi pare proprio. Barietta è tipo buio, buio lotta, ma qui è nucleare, quindi non conta niente. Eccola! Madonna! Esci, ma che cacchio è, dai! Ma cosa diventa? Fare il capretto dei riti satanici, porca miseria. Yurain! È lui! Terremoto effetto? Sì! Carino però Yurain. Pugno atomico, madonna! Oh, brutto colpo! Flame Body. Ma dai. Ma che cagata. No, aspetta, non puoi andare KO così. No, dai, qualcuno i punti deve prenderli, punti. Ma se facessi così. Wow, oh, onda no, non ci credo. Non ci posso credere. Non è vero. Non è vero. Ma dai, ma cosa mi dici? Cosa? No, 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 no! E invece sì, 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 sì. Cosa? No, no, no! Noi dovremmo essere invincibili. Come? Com'è possibile? Solo un bambino, io non capisco. Tutto ciò per cui ci siamo sbattuti, tutto questo potere andato. Yurain, rispondimi, Yurain! No, ho fallito. Ho fallito a proteggerti, i Ranger verranno a prenderci. Sicuramente ci distruggeranno, mi dispiace. Sei ancora vivo? Dopo tutta quella perdita di potere? Ma sì, è tutto ciò che ci serve. Yurain, Quantum Leap! Andrea, mi ricevi? Oh, grazie Darceus, è tutto a posto. Qualcosa bloccava il segnale, non riuscivo a raggiungerti. Andrea, ero così preoccupato. Pensavo di averti perso per sempre. Quindi cosa è successo? Hai trovato Curie? Capisco, quindi lei combattuti e vinto, ma sono riusciti a scappare. Beh, con Yurain in una forma più debole, forse non rappresentano più una grande minaccia.
ma sembra che le radiazioni che venivano dalla centrale 2 si siano fermate. Il nostro corpo dei Ranger dovrebbe essere capace a trovare Curie facilmente. E tutto grazie a te, Andrea. A causa del tuo coraggio e della tua determinazione, hai salvato Tandor. Ma Teo? Lui è, insomma, vivo? Ok, si sta rompendo la vasca. Perfetto. Cos'è successo? Andrea, sei tu? E dov'è Curie? L'ultima cosa che ricordo è che mi stavano trascinando in quella vasca. Teo, stai bene? Sono giusto come la pioggia, capo? È un modo di dire inglese? Beh, stare in quella cosa è disgustoso, non ho idea di quanto a lungo io sia stato lì dentro. Andrea, non so cosa dire, ma sono sicuro che ti devo la mia vita. Quindi tu, insomma, hai battuto Curie? Beh, è proprio da te, Andrea. Perdere non è un'opzione. Amico, deve essere stata una battaglia fortissima. Non ci credo, ero lì eppure mi sono perso tutto. Sono contento che tu stia bene, Teo. Sto mandando i Rangers a prendermi, Andrea. Grazie, boss. Mi dispiace di aver disobbedito ai tuoi ordini. Sono stato stupido e ho messo l'intera missione in pericolo. Io penso che dopo questo mi prenderò una pausa dall'avventura, starò all'ospedale con papà e sarò lì quando si sveglia. Beh, ognuno fa le sue scelte. Ci vediamo presto. Qui è Kellyn, passa e chiude. Wow, sono stanco, Andrea. Ora dovremmo andarci da qui. Forza, conosco una scorciatoia. Come? Come fai a conoscere una scorciatoia? Va bene, non mi faccio domande. Andrea e Thea sono tornati al quartier generale dei Ranger. Sono sopravvissuti e sono stati presentati come eroi. E le parole si spargono per tutta quanta Tandor su come Andrea ha vinto Curie. Ok, quindi questo è tutto per la battaglia contro Curie. Papà, papà, dove sei, papà? Ah, papà sta sopra, probabilmente. È ancora all'ospedale. Andiamo a parlarci. Oh, eccolo papà, sei in piedi, ciao! Andrea, sono contento di vederti, prego, vieni con me. Quello è un altro ranger malato. Mentre eravamo qui, Cameron si è svegliato dal coma. E ha già saputo su come ha battuto Curie e ha vinto. Credere che qualcosa abbia superato il potere di Curie, mentre io non ho potuto nemmeno. Sono davvero senza parole. Sei stato incredibile, Andrea. Hai completato la mia missione, hai protetto Tandor al mio posto. Mi sveglio pensando al peggio e invece ricevo meravigliose notizie. Ora posso unirmi a mio figlio, sono felice. Papà, mi manchi così tanto. Oddio. Sfortunatamente non siamo riusciti a completare del tutto la missione, quindi è riuscito a scappare dalle nostre grinfie. Ma li stiamo cercando per tutta la regione, non posso scappare a lungo. Sì, è vero che non possiamo riposarci finché Curie non è stata portata alla giustizia. Ma da quando Andrea ha sconfitto Rhyne in battaglia, è stato depotenziato al potere Alpha. Wow, quella forma è meno pericolosa, non è molto radioattiva e non può neanche comandare gli altri Pokémon nucleari. Ah, quindi la sua forma beta. Ok, quindi finché Curie non mette le mani su dell'uranio arricchito, penso sia arricchito enriched. Rimanerà nella forma più debole definitivamente. Ma non c'è possibilità che Curie prenda dell'uranio, vero? Non se l'aiutiamo. Per la nostra salvezza tutte quante le fonti di energia nucleare sono state rimosse da Tandor, dalla regione praticamente. E stiamo cercando una soluzione alternativa per l'energia. Se Curie vuole mettere le mani su più carburante, beh, dovrà andarsene da Tandor. E li cattureremo prima che ciò accada. Mi sto tenendo in contatto con l'Interpol, non li ho sentiti da 10 anni. Beh, è sempre una sorpresa per loro. Andrea, dovremmo andare, Cameron si sta ancora riprendendo dalle sue ferite. E ha bisogno di riposo, e Teo. Beh, Teo ha bisogno di riposo anche lui. Ciò che Teo ha passato dalla centrale nucleare gli è costato molto. Ci vorrà un bel po' di tempo prima che torni ad essere se stesso, ma credo che con l'aiuto di Cam ce la farà. E per te, beh, se non. Beh, mi dispiace, non sono un tipo per certe cose. Andrea, sono fiero di te. E sono qui per te ogni volta che hai bisogno. Ora credo che sia a te decidere il tuo percorso. Hai tutta Tandor da esplorare. Ma penso che tu voglia andare al Tandor Championship sul monte Actinide. È il passo che tutti gli allenatori che hanno vinto 8 medaglie fanno.
La strada per il campionato non sarà semplice, ma dopo ciò che hai fatto all'Hazard Zone sono certo che sarà solo un piccolo problemino. Infatti voglio vederti tenere in mano il titolo di campione. Oh, un'ultima cosa. Se non hai prestato attenzione al laboratorio di ricerca e sviluppo di sotto, vai a farci una capatina. Sono sicuro che sarà interessante. Ok, prima di concludere questo episodio allora ci andiamo. Bambù! Andrea, sei tu? No, no, aspetta. Aspetta, no, 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 no. Aspettate tutti, non va bene così. Guarda, quello è Tankun. E con l'aiuto di Asma possiamo liberarlo dalle radiazioni. La sua personalità è tornata normale e non è più ostile. Che bravo cagnolino. Il Pokémon Asma è indispensabile per le nostre cure. È incredibile che una creatura così esista. E parliamo di potenziale infinito. Si nutre di radiazioni e assorbe tutte quante le contaminazioni dell'aria finché non è completamente pulita. Questa è la scoperta di una vita. E tutto quanto lo dobbiamo a te e a Teo. Ora che la cura è stata trovata, andrò al laboratorio a Mokitown. Ma Andrea, sei un Pokémon nucleare, perché non me lo porti? Così lo curiamo. Ok. Andrea, non ci sono parole per esprimere il mio orgoglio e la mia gratitudine. Spero che tu continui a essere quello che sei sempre stato, senza eccezioni. Ora devi andare al Monte Actinide. Francamente, sarei sorpreso se tu non vincessi. A questo punto è una cosa che tu non possa fare. E quando avrai vinto, starò lì a fare il tifo per te. So long. Allora ragazzi, no, devo salvare perché non mi piace quello che sta succedendo. La musica si è mixata malissimo. Io ho paura che possa buggarsi il gioco, quindi vado sopra. Vi prego, fatemi uscire, se no potrebbe buggarsi come l'ultima volta e succederebbe un casino. Ok. Oh, ragazzi, siamo verso la fine del gioco. Wow. Allora, credo però che dopo il campionato ci sia un'ultima grandissima battaglia da affrontare. Non so perché ho questo presentimento. Quindi, Kuj, per questo video è tutto. Sono stato davvero contento di essere riuscito a portare questo contenuto, di riuscire ancora a portarlo sul canale. Quindi, nella descrizione come sempre trovate il link alla pagina di Facebook, alla pagina di Twitter, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi per questo e tanti altrissimi video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!